cari miei amici, parenti e basta, nemici. Oggi si fa una bella partitella a Baldur's Gate, c'è un'oretta circa insieme. Sono cambiato un po' di cose nel mio gruppo, ho trovato Lysel e Gale l'ho lasciato nell'accampamento, che è il nostro mago. Lei è una guerriera e si è unita a noi per la vendetta, comunque salvare il popolo Glyth e via discorrendo, ma questo lo vedremo dopo, spero, in questo gameplay. Ora siamo arrivati al guardiano della fede. Questo tizio qui lo possiamo attaccare, io perlomeno l'ho attaccato, l'ho distrutto, ma non ha un loot, non c'ha nessun tipo di loot, e non posso parlarci con nessuno perché non mi dà il prompt. Quindi sì, lo possiamo attaccare, ma finisce lì. E ripeto, non l'ho provato ad attaccare nel salvataggio precedente, ma non mi ha dato nulla, quindi al momento lo lascerei lì libero e felice. Ho delle missioni da risolvere e c'è proprio questa, che è di Lysel, che è trovare l'entrata dell'asilo, Geet, eccetera eccetera, e la guerriera. Quindi io a questo punto mi dirigerei qui, mettiamo un bel indicatore di quelli veramente inutili, che questo gioco ha questo problema qui. Ecco. E quindi? Scusa. Hai pensato tu? Ecco, noi stiamo utilizzando quello che loro chiamano il girino, quindi boh, ce ne frega veramente. Se dobbiamo sopportare i fardelli del girino, lo chiamo questo girino, ma anche avvalersi del suo potere, persuadi. Ma lei sembrava abbastanza convinta, comunque usiamo tutto. Oh, 19, non abbiamo fallito, se faccio un tiro di nuovo. 19 più. Sì, ho voglia, ce la facciamo sta giro. Deve essere uscito un numero molto basso prima. Persuadiamo, questo culto dell'assurdo è pericoloso. Sono un esempio ovviamente di vantaggi del giro, non mi sono mai sentita così potente. Beh, in effetti sì, ho delle cose molto fighe. Avanti, battimi adesso. 24, non mi batterai mai. Se io ho ragione. Poi ho messo sta maschera inutile in faccia. Non ha tanto senso, poi gliela togliamo. Chiedi a Liza su una sai molte cose, ma fa aspettami la campana. Boh, chiediamo anche di questa torre. Pom pom pom.
Ho già decifrato il disco. Me? Puzza di propaganda. Che sei così agitato? È soltanto una storia. Dovevamo parlare con la tizia, è un po' incazzata. Ah, qui dobbiamo jumpare. Salto atletico. È uscito. Sai se qualche volta scivola. Questa è una finestra di vetro. È rotto qui. Cosa non ha provato adesso? So se mi sblocca qualche altra conversazione. No. Vabbè, oh, c'è una spada lì, una spada colorata, che è? Una spada luce. No, una spada di merda. Ce la incuriamo lo stesso, che ci fa schifo niente. E che dobbiamo fare? Dobbiamo entrare qua. C'è una porta. Rapidità di mano 30, minchia. Ah, non ce la farò mai. Ma no, non voglio fare la prova di destrezza. Facciamo una scassina. Ah, ma sempre 30, un cuffio, ma non li faccio, ma come faccio? Mi serve Gale qua, Cassius Clay. Merda. Fammi vedere se questo magari c'ha qualche abilità. No, non c'ha un cavolo di abilità, fa schifo questa abilità. Fa schifo, vediamo questo. Sempre 30, sempre una merda, ma fa schifo questo. Laser, dai. Fa schifo. 5-8, ma non posso. Non posso fare niente. Pure se tiro, che 16, che faccio? Cioè, tinta arnese forse. Ho fatto a fare 8. No, è sempre quello. Niente, è proprio una merda. Vedere se questa c'ha. Ah, no,
sto cercando il tasto per cambiargli il set, che era H. Eccolo qua, K di cazzo. Vediamoci ciò sblocco qualche No, non ce lo sblocco, Non ce l'abbiamo, dovremmo vedere tra le pergamene, ma non c'è. Tra le pergamene non mi sembra ci sia. Poi sono tutte le pergamene che avevo. Ah, eccolo qua. Blocca persona. Non c'è niente. Merda. Non c'è niente. Dobbiamo vedere se la riusciamo a sfondare. No. C'è la miseria. Se ci mettiamo la spada luminosa qui. Ah, come è abbattuto. Ma che cazzo. Non lo posso semplicemente mettere. Ah, come è abbattuto. Ma non può essere che mi rimbalza la spada in faccia. Ma che cosa cazzo? Ma perché? Ma avete visto? Mannaggia la puttana. Vaffanculo, la pala buggata. Forziere. Antidoto, ce lo freghiamo, sì. Ah. Vai, raga. Carla. Magari si passa di qua. Fotto tutto. Futtatil. Si può scassinare? Sì, dai. Che cazzo. Stanno a finire gli arnesi. Ma che Cristina, davvero? Ma come si fa? Ah. Madonna, ma dove cazzo sono qua? Dove sono? Come si vede un cazzo? Dio buono, guarda la visione isometrica, cazzo. Che blocker. Ho messo la visione strategica che ti mette praticamente in full dall'alto e ha impallato tutto qua. Non so se magari no, da qua io sono venuto. Niente. Non so come asse entrare. Devo andare a prendere Gale all'accampamento. Per forza. Dai. Andiamo all'accampamento. Quanto è Roma? Ah, me lo sono fatto, così siamo in love adesso.
Ho qualche dubbio su di te. Che palle, ma devo andare prima a togliere quella. Beh, vabbè, Carla. No, no, aspetta. Togliamo. Dove sta la razza? Qua, donna. Un culo, io. Aspetta. Resta qui. Andiamo da Gale. Ma adesso siamo in tre. Ok, abbiamo fatto salire anche di 1800 punti. Andiamo a Nannina, che domani è un'altra bella giornata. Vogliamo provare a fare bottarella con Gale. Vorrei parlare un attimo di noi. Cosa significa per te il nostro rapporto? Come ti sei hai detto di amarmi, lo intendevi davvero? Wow. Wow. Voglio che mi baci. Un bacettino. Oh mio Dio. Basta. Finita qua. Un bacettino, ok? È una bottarella. Ho bisogno che tu sì, possa salvarti dalla situazione. Il canto notturno. Lui c'ha. Gale c'ha una super arma che se viene cliccata esplode tutto. Tutto esplode. È una bomba atomica, Gale. Gale, sono la prima mortale con cui sei stato. Facci sapere. Mistre la ex. Voglio che mi baci. Cosa significa per te? Noi gli attacchiamo un pippone. Una torcia abbacinante nelle tenebre. Oh, oddio mio. Basta, per favore. Mi sto uccidendo. Mi dai la speranza che non notevo da tempo. Ormai da tempo. Voglio che mi dispiace, la nostra storia è finita. Lo uccidiamo? Lo uccidiamo. Nutri ancora i sentimenti. Ah sì.
Ok, è stupenda la profondità dei personaggi. Voglio che mi baci. Che bacetto. Alla prima media mi davo sti bacetti io. Vabbè, basta. Volevo dargli una bottarella. Perfetto. Ok. Bene, adesso io c'ho mio gale che K di dove sei? Scassinare. Ah, già ce l'ho, perfetto, già c'era. Scassina questa. Tac. Cos'è questo? Stemma del maestro dell'alba. Manda a Salvini. Leggi. Al prossimo maestro dell'alba. Non credo che ce la faremo. Ma il sangue è al sicuro. Lo abbiamo isolato con la magia. Solo uno dei nostri può prenderlo. Se qualche altra persona ci proverà, le mura crolleranno e non uscirà viva da qui. Se dovesse accadere, prega che il monastero dell'alba rosata. Ma non piangerlo, è meglio così, nella morte nuova vita sempre. Quindi abbiamo fatto. Vai, Gale. No, non abbiamo risolto un cazzo. Scusa, perché mi dà ancora questa. Perché mi dà ancora una missione attiva qua? Questi l'abbiamo già fatta. Tutto questo è tutto. Ma. Un'occhiata. No, non posso niente. Ma non è che devo vedere se qualcuno c'ha questo stemma. E mo dove sta lo stemma? Eccolo. Ma io che c'è fammo? Ci sta qualcosa da risolvere qua, so abbastanza sicuro. Una vecchia chiave. Che chiave è questa vecchia chiave? Dove cazzo la mette? Ah, l'ha messa nel. Le chiavi, mo te la pesca, vecchia chiave. Ah, manco te lo dici. Cazzo ci faccio con queste vecchie chiavi? Ragazzi, boh. Non so che fare. Di qua si esce. No,
Non c'è. Non c'è cosa. Ma che cazzo, ma perché? Ma è buggata sta spada. Ma ogni volta che ci vado vicino mi attacca. Questo c'aveva la spada. Chi l'ha presa la spada? Eccola. Lascio oggetto. No. Mannaggia. Quasi illumina. Aspetta, allora. Potrei essere una follia, eh. Però poi l'altro. Dai cazzo. Ma perché mi lancio in faccia? Ma io muovo, quindi ce la faccio a mettere questo qua sopra. Mi dai ieri al cazzo. Vabbè, ce l'ho messo qua. E non si è illuminato. Volevo vedere se si illuminasse. Ma perché? Questa cosa non l'ho mica capita. Mi si è abbassata la voce comunque. Pazzesco. Pazzesco. Allora, io l'ho ripresa. Ma dove cazzo è? Più recenti. Ora l'ho ripresa. Ah, non l'ho ripreso. Ancora. Lancia, mi sta uccidendo questa cosa. Metterla là. Ma perché mi è tornato? Ma perché? Ma perché secondo voi fa così? No, io non capisco. Ma mi spiegate? Fermo qua. Ok. Lancia qua. Ma che cazzo? Io non capisco. Se non è qua. Ah. No, non lo è qua. No, non funziona come. Pensavo funzionasse così, che si illuminasse come quello, invece non si illumina un cazzo. Stavolta l'ha preso senza uccidersi. Ah, ne manca un altro allora. Allora non può essere sta roba, dai. Qua non mi ci va a salire. Mannaggia la puttana.
Dove cazzo lascia? La rimbalza all'indietro, come cazzo è? Io non capisco. E poi torna indietro. Infatti ci toglie una botta. Boh, io non so che fare. La mappa dice che sto qua, però in basso, quindi io ci devo arrivare in basso. E come ci arrivo qua in basso? Come cazzo ci si arriva? Ma tipo non posso entrare nel buco, no? Ma li ascoltiamo. Questo c'ha un martello. Questo c'ha la stella, vedi la stella? Questo c'ha la spada. E questo non si sa che impugna. E allora, come dicevo io. Oh, quello della stella. Sta quello della stella. Adesso riesco in qua su. Questo c'è la stella, questo qua. Ok. Chi c'ha la stella, amici miei? Chi c'ha la stella? Quindi potevo non avere tutti i torti. Ma che cazzo però, Cristina, davvero. Se fa così diventa difficile, capito? No, cazzo, ma sei pazza? Ma guarda che Cristo. Ah. Ma tu vedi se è normale sta roba? Però ci ho messo. Perché cazzo non si illumina allora? No. No, sì, c'era pure questo. No, questo qua a sto punto c'è solo il martello. No, su Stockhold devi andare allora. Non su Sid, su Stockhold. E qual è? Questo Stockhold. Ma come cazzo? Ok, fermo. Cazzo c'è la fiorella?
recente, non c'è. Ma allora non l'ho preso. Ma guarda, Giuditta. Anzi, non ci vado con questa, ma ci vado con questa. Ma che tipo di... Dai, ce l'ho appoggiato sto col dura, eh. Ragazzi, non so che fare, non so che dire. La spada, ah, e questo che cazzo lo fa? Non te lo manco. Oh, ma ho raccolto qualche martello. Perché se avessi raccolto qualche martello, sta missione mi sta uccidendo. C'è un cazzo da fare. Ho sbagliato. C'è stato un attimino di silenzio. Comunque, tornando a noi, dobbiamo andare a esplorare il mausoleo. Vabbè, proviamo ad andare al mausoleo. Sì, però perché siamo a turni? No. Ah, aspetta. Usa. Dolly cara, Dolly bella, puoi salvarmi dalla chiara. Ok, perché ovviamente ho dovuto suonare la campanella. Perché Trilina lì ci salvasse. Oh, per la putacchia. Un po' di gente messa in cacchia. E questi che cazzo sono? Ma questi ci aprono il culo, ragazzi. Questi ci spaccano tutto quello che c'è da spaccarci.
Osteria numero uno. Se non bevi senso. Oh, Cristina, dammi la qua. È un po' macello. Ma dove cazzo sono? Dove ci hanno visto? Sono 40 metri. Ma ci deve essere uno stronzo che ci ha visto prima, no? Questi qua, sempre a 40 metri stanno. So, possiamo scappare. No, perché? 11 metri c'è il primo nemico. Beh, io questo vedo. Ma come l'ho fatta a mancare? Non ti faccio... Ah, non si può. Vabbè, tiriamogli una normale. 5. Che merda. Vabbè, mi trasformo. C'è il percorso interrotto. No, questo lo dobbiamo far secchi, ragazzi. 8-7, manco. Manco poco merda questo. Chi astiast. Moci. Energy fight. Se riesco a saldare con questa, tipo qua. Ah. Allora, con questo, quanto gli manca? 10. Con questo siamo sicuri, eh. No, cazzo. Toglie questo 40. Dai, a 10. Non posso con questo. Ecco un altro. Sti proprio vicino allora. Pa, 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 pa. Questo scappa. Però è nemmeno. Ma lo va a fanculo. Ho visto. Facciamo. Non possiamo fare niente. A sto punto che cazzo mi deve a fare i prompt? No, non mi devono cazzo. Ah, qui 85%. Bene. L'hanno visto, detto tutti quanti ingazzatini prima. Però qua. Ma che tocca la mia bella. Faccio vedere io. Vediamo se col salto possiamo arrivare qui. Brava. Allora. Impianti ad aria. Trovare degli impianti ad aria. Che facciamo? Scaldiamo delle maledizioni, ma sì, a caso. Questo 51 c'ha. Scaldiamo a questo. Intelligenza, destrezza, costituzione. E io mettiamo su costituzione. Dispiace però che non posso. Dispiace, zio. Zio. Oh, niente, niente da fare, niente da fare. Potremmo benedire tre creature a caso, ti benedico in nome di Patros. Siamo tutti benedetti dal Signore, perfetto.
Vai, poverita infernale. Guarda sto merda, questi qua erano. Cagavano il cazzo, sì. Ma c'è un altro. Allora, io credo che tu debba sfasciare di mazzate questo. 7-16. 7-16. Ma dobbiamo toglierci di mezzo questo, eh. Dai, eh. Questo ce l'ha d'aria. Mi conviene sparargliela. Eh sì. C'ha 20, c'ha 20. Oh. Ma tu guarda questa. Vabbè. Ma questo uno solo posso colpirne, però viene a fa così. Un'altra botta qua. Fanculo. Mo' dove sta l'altro? Sto che cos'è? Olio, cancrena pure fatta. Dov'è? Io mi incuro tutto, eh. Mi incuro quasi tutto, dai. C'è un'arpista dell'ombra. Poi questo è buono. Perfetto, non so che cosa io debba fare, ma uso questo. Ma che c'è? Visto che 11, cioè una merda. Dove cazzo stai? Ah, è arrivato finalmente, sto stronzo bastarda. Ti sfrondo. Che figo. Ok, ma qui che cosa abbiamo risolto?
La perdita, dolore, la notte sorgerà. Che succede? Che possiamo fare qua? C'è un'altra targa? Falliscono tutti, percezione. Ma dopo queste cose, chi è? Ah, era bella. Se no, niente formule, è impressionante, la sua strada veniva da dentro. Non so per il tempo e dove menzionare. Ultimo di sessione, certo, è pure all'accampare, ma andiamo a casina nostra. Hero lady, e le ombre, queste ombre, ma vediamo un attimo dove si trova la hero lady qua, da sta parte. Anello di questa lanciata la creatura. Vediamo chi se lo può mettere, perché c'ho Carla, eccolo. Perfetto. Noi nel quinto anno del nostro unione affrontiamo un ostacolo più grande. I miei genitori si ammalarono e noi iniziamo a prenderci cura di loro. Fu un periodo buio e difficile, pieno di emergenze di ogni tipo. Erano finiti i giorni tranquilli in cui il nostro tempo era solo nostro e le nostre giornate erano piene di lavoro, di noi e di poco altro. Nei momenti più bui mi sono chiesta
se saremo sopravvissuti, ma il legame d'amore che avevamo era resistente. Potevamo piegarsi e piegarsi e piegarsi, senza spezzarsi a prescindere dalla pressione. Ragazzi, io purtroppo mi devo fermare, anche se capisco che l'atmosfera qui è bellissima. Vedo di registrarvi la seconda parte più tardi.